Ama brefo sauda bona. Salve, benvenuti, buonasera, buon pomeriggio, non so a che ora andrà in onda questo video. Siamo qui per commentare insieme il Festival di Sanremo. In realtà sto parlando solo io, però voi poi sotto farete dei commenti. Mi sono appuntato i titoli delle canzoni, le canzoni le ho sentite più di una volta e non c'è male, sono tutte quasi tutte uguali, non c'è male. La prima canzone fu quella di Giuseppe Ferreri, Fa talmente male. Come la canzone, vi è piaciuta? Beh. La seconda è quella di Fabrizio Moro, che dobbiamo andare a riascoltare, anche se sentendole insieme così sembrava uguale a quella di prima, sinceramente, come melodie, come suono. Poi è chiaro che il testo aveva una valenza più significativa. Elodie, tutta colpa mia. Bene, sì. Elodie, devo dire la verità, scusatemi l'ignoranza, non la conoscevo prima perché io non seguo molto questi talent, purtroppo sbaglio, dovrei seguirli, però non la sapevo. Però la stessa cosa, è un po' simile alle altre canzoni, come pure quelle che veniva appresso di Lodovica Lomello, Il cielo non mi basta, va bene. Insomma, sono tutte canzoni quasi lineari e carine. Poi c'è stata La Mannoia, la Fiore La Mannoia, Alziamo le mani, però appena iniziato a cantare, sì, pensavo fosse una canzone, pensavo fosse un ospite, no? Perché pareva una canzone, come dire, non va bene, però tutto tale e quale. Poi dopo si è ripresa e poi ha fatto una bella canzone. Poi è venuto il ragazzino Bernabei, nel mezzo di un applauso. Poi abbiamo avuto l'ospite Tiziano Ferro all'inizio ha fatto un bel omaggio a Luigi Tenco. Ha cantato una canzone di Luigi Tenco, non mi ricordo qual era. No, ma ragazze, mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, grande Tenco. Poi di nuovo Albano, che nonostante avesse avuto, è stato poco bene, insomma, ha avuto un infarto, ha cantato molto bene. Ha cantato bene. Poi sinceramente, parlo per me, Samuel non mi piace. Poi, non mi piace, insomma. Ha cantato la canzone Vedrai, Vedrai, però il titolo pure di un'altra canzone di Tenco, sempre del 67, che era Vedrai che cambierà. Poi Ron, L'ottava meraviglia, stessa cosa. Clementino, roba buona. Clementino, guardate che è della Campania, l'abbiamo usato tutti, è di Benevento, originario, ma non so, penso che viva a Napoli. E sì, è stato aggarbato Clementino. Ermal Meta pure ha fatto una bella canzone. Io devo dire per forza bella canzone, perché per tutti sì, è una bella canzone. Per me personalmente sembra la stessa minestra, i soliti accordi. E questa è stata la prima serata. Quindi la prima serata un po' statica. Le nuove proposte me le sono perse. Non riesco manco a leggere, uso Farage, non può. Allora, Leonardo La Macchia, Ciò che resta. Questo è stato l'ultimo che mi pare che ha vinto. E questo me lo sono sentito, bravo, questo è bravo, un bravo ragazzo, è di Bari questo ragazzo, saluti in Puglia, saluto a San Nicolo di Bari. Poi Le canzoni fanno male, che dovrebbe essere di Marianne Mirage, giusto? Poi i coccodrilli, non ho ascoltato il titolo completo, di Francesco Quasti, non leggo niente questo palo, si nascono po'. Poi Universo di Oddio, Broschi. Va bene, poi veniamo ai big, gli altri 11 big. Bianca Tzei, Ora esisti solo tu. Marco Masini, Sposato di un secondo. Nesli e Alice Papa, Doretta a te. Sergio Silvestre, Con te. Poi Gigi D'Alessio, Prima stella. E caro Gigi D'Alessio, mi hai fatto saltare la linea. Non sono riuscito a sentire le altre canzoni, le ho dovute risentire stamattina, perché poi è saltata la linea e non sono riuscito più a collegarmi. Ho acceso pure la radio, però come vi posso testimoniare che la radio non funziona, perché adesso metto Radio 2. Una luce irradia il mondo, è la madre di nostro Signore. Come l'ho detto, vediamo adesso. Poi Michele Pravi, Il diario degli errori. Molti, ho letto dei commenti di qualcuno che ha detto questa canzone è troppo seria per un ragazzino, è troppo vissuta. Va bene, no, anzi, il ragazzo dire che ha buoni sentimenti, però gli autori, mi pare che l'autore non è quello che canta,
Hai capito? Quindi giustamente per i ragazzini è una canzone un po' vissuta. Poi abbiamo Paola Turci, Fatti bella per te. Questa è molto bella per tutte quelle ragazze che non si vedono belle, queste cose qua. Insomma, è una bella canzone. Poi Chiara, Nessun posto è casa mia, una canzone davvero molto bella, davvero davvero bella. Poi abbiamo avuto, attenzione, no, ho saltato Francesco Gabbani, Occidental Scarma, è un po' originale. Poi Michele Zarrillo, Mani nelle mani. Michele Zarrillo pure è stato poco bene, infatti poi l'ha detto ai microfoni di Radio 2 che non stava andando bene. E insomma, ha cantato comunque, è stato un poeta, molto molto bello. E poi ho saltato qualcuno, Rai Geluzzi, Togliamoci la voglia, che veramente nel video sembrava un poco veramente vogliosi, ma non so se queste voglie la notte le hanno soddisfatte, questo sono fatti loro, non ci interessa. Va bene, questa è stata la seconda serata molto più bella della prima, come la prima sembrava un po' statica, molto piatta, non so se siete d'accordo con me, la seconda serata è stata molto più bella. Molto più bella. Per quanto riguarda gli ospiti, me ne sono persi, però è andata la grande Giorgia che vogliamo salutare. Ciao Giorgia, che è stata, ha dato veramente una grande prova di vocalità, e anche me medesimo, che sono Vincenzo Mollica, posso ben dire che Giorgia ha cantato veramente bello. Ha cantato, come si chiama? Non lo so che canzone ha cantato, ma Giorgia è quella che era per dirvelo, è quella che non la conoscete, è quella che ha fatto Di sole ed azzurro, oppure Come un girasole, queste canzoni qua, molto bella, grande Giorgia. Bene, una cosa che fanno tutti gli youtuber, alla fine dicono iscrivetevi al canale, e poi cosa dicono più? Ah, seguitemi! Io non ci azzecco niente con queste cose, sono solo stato bravo, ho soltanto voluto dire poche cose. Che volevo dire? Iscrivetevi al canale immediatamente e dovete seguire la canzone umoristica, perché io faccio le canzoni umoristiche, e potete seguire Radio Libera, in cui ho postato tutte le canzoni di Sanremo, così ve le potete sentire. Una canzone umoristica in un sacipittà, si sapesse pittare pittasse, è una grande canzone d'amore, andatevela a sentire nel mio canale. Un abbraccio circolare a tutti!